Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi nuovo vlog. È tantissimo che non vloggo, raga, tra l'altro è tardissimo perché sono le 3 del pomeriggio. Questo vlog sarebbe dovuto cominciare stamattina perché dobbiamo andare a vedere un outlet di Intimissime Calzedonia, ma la mia amica Noemi è dalle 10 di stamattina che dal parrucchiere ancora non è uscita, quindi questo vlog comincerà tardi, credo che faremo anche uno spacchettamento insieme di quello che compreremo. Scusate se parlo un po' male, ma ho sull'apparecchio. Come prima cosa in questo vlog ci tenevo a farvi vedere cosa ho preso da Primark, perché raga ci sono andata una vita fa e ancora non ho spacchettato niente, perché volevo farvi vedere le cose. Allora, lo scontrino è qui, ok? Contate che sono andata il 9 di febbraio e oggi è il 24, cioè io veramente non ho mai tenuto una cosa chiusa così tanto tempo. E ho preso questo qui che è un porta palette, io ne ho già uno identico sempre di Primark ed è stracomodo, ne volevo un altro per avere un po' più di palette a vista e costa 6 euro, questo straconsigliato. Poi ho preso questa maschera per il viso che raga mi ispira un sacco perché vedete che sta solo dove c'è la mascherina. E se mi ricordo bene, appunto per ripulire la zona che la mascherina magari rovina un po' e fa venire brufoletti, imperfezioni. Quindi c'è questa maschera, io non lo so, volevo troppo provarla. Poi come sempre ho preso i cotoni. Allora, vi dico la verità, ero passata a quelli riutilizzabili, ma mi hanno intappato la lavatrice. Mi è andata acqua ovunque, ho passato 3 giorni a cercare di sistemare la lavatrice, vi giuro che è stato un incubo, quindi ho un po' il terrore di rilavarli in lavatrice perché escono dal sacchetto, vanno dove gli pare, vabbè. Poi ho preso queste candeline a forma di cuore perché era per San Valentino, non le usate per farvele vedere. Comunque sanno di peonia, sono super cute, super carine, adoro tantissimo. E infine ho preso questi cosini qua a 1 euro, che sono gli scovolini per pulire bene i denti. Al posto del filo, io preferisco utilizzare questi perché riesco a pulire meglio, faccio meno fatica e questi secondo me sono i migliori. Ci sono anche altigotà di un tipo diverso, che anche quelli non sono male ma costano sui 3 euro, quindi in ogni caso rapporto qualità-prezzo promuovo questi. Io in tutto ciò mi sono già vestita super easy per provare un po' di reggiseni e mutande ovviamente sopra le mie. Ora, mentre aspetto Noemi, credo che andrò a rilavarmi i denti, sistemare l'apparecchio e tutto quanto. Ho messo anche un po' di olietto di pomelo nei capelli, lo sto amando. Tra l'altro fatemi sapere cosa ne pensate, ma io voglio andare a comprare la deco e farmi un po' più bionda power, perché questo biondo mi ha un po' stufato, cioè un po' triste, un po' monotono, che palle. E voglio un biondo più acceso, quindi adesso guardo qua allo specchio. Sì, cioè mi fa troppo donna, io voglio essere ancora un po' sbarazzina, quindi voglio un biondo un po' più power. Sono le 4 passate, ancora Noemi non ha finito, raga. Ti vorrei uccidere, sappilo. Comunque, questo è il mio outfit. E adesso esco a farmi in giro, perché sennò impazzisco. Ho appena portato la borsa a far riparare, raga. È ancora gratis, cioè l'ho presa un paio di anni fa, forse 3. E quando l'ho comprata mi hanno detto che la riparazione e la pulizia erano gratuite. E davvero lo sono. Cioè, sono emozionata, bellissimo, top. E si è anche appena schiantato un bambino. Io ho parcheggiato e si è schiantato contro lo specchietto. Ho parcheggiato un po' di merda, effettivamente, però. E in tutto questo Noemi ha appena finito al parrucchiere, quindi alleluia, l'alba delle 4:45. Finalmente, forse, ce la faremo andare a vedere questo posto. Ecco la persona che avrei voluto uccidere, anzi ti voglio ancora uccidere. No, la parrucchiera, non me. Dopo quante ore? 7 ore? 6 ore e mezza. 6 ore e mezza dal parrucchiere, questo è il risultato. Io che quindi almeno ditegli che sono venuti bene. Dai, sono belli. E l'ammazziamo. È la prima volta che non piango uscendo da un parrucchiere, quindi secondo me sono belli. Io non ho ancora deciso se andare dal parrucchiere o farmeli io. Ci penserò. All'alba delle 6.
Ce l'abbiamo fatta. Raga, il viaggio della speranza. C'è qua anche Arca Planet. Magari facciamo un giro per Spad. Spadino. Vabbè, come se da noi non ci fosse poi. Siamo vicino a te. Che bello, sembra che stiamo facendo una gita. Tiro e venti. Fai i cosa siamo andati lontano. Adesso giro. Tezenis, Calcedonia. Poi abbiamo anche Jasco. Come si dice? Tu che lo sai dire? La Gisc. Dove va Chiara Facchetti. Io adoro. Dobbiamo fare un giro per vedere cose inutili che non mi servono anche lì. Il Pitarosso non credo che sia però l'outlet. Ma se facciamo il Pitarosso non ci compro scarpe al Carrefour, mi guardi te ne compro qua. Sì, beh, effettivamente. Ma per fare un giro mi sento in sentiamo in gita. Guarda, outlet delle capsule del caffè. Urla nei video di Carlotta. Ecco, adesso che palle la mascherina. Non ho messo neanche il rossetto. No, nemmeno io. Mascherina. No, non c'è, non ti girano. No, non mi girano. Questo carina. Quanto è che è questo qua? 19,95. Secondo me anche meno. 6 euro. 6 euro? No, non lo voglio. Queste? 5. Allora, io in realtà ho comprato per far felice Noemi, perché dalla mia coppa non c'è un tavolo. Dopo vi facciamo vedere anche cosa abbiamo preso, Siamo tornate. Io un mini sacchetto, ho preso due cose per compiacere la mia amica. Cioè, mi ha fatto fare 80 km oggi dopo avermi rotto le balle tutto il giorno perché ero in ritardo per spendere 7 euro. 5,50 euro. Cioè, io non ho parole, non la porto più da nessuna parte. Beh, raga, a mia discolpa, io ho la coppa C e la coppa C non c'era niente, dai, visto anche te che non c'era quasi niente. Più che altro è che adesso c'erano un sacco di cose in saldo, le ultime taglie e la nuova collezione, ma di nuova collezione erano tutte robe da donna. Robe senza imbottitura, con i pua, roba brutta. Brutta, niente, abbiamo preso solo robe in saldo. Io ho speso 5,50 euro. E io da solita, Noemi, ne ho spesi 23,50. Ho risparmiato. Dai, parti tu che hai più roba, così sì, una testa e poi tu continui. Allora, parto dalle cose più fantasiose che ho comprato. Che faccio cimballo oggi? E io non mi vedo. La cosa più fantasiosa che ho comprato sono queste collant, che sono quelle di pelle classiche di Calcedonia. Ormai ho imparato anche a far vedere davanti. E al posto di 14,95 le ho pagate 2,50 euro. Sono così fantasiosa che ce le ho su adesso in questo momento. Però le ho bucate e quindi le ho ricomprate identiche. Vabbè. Vabbè, 2,50 euro. Però c'erano solo queste, se no le avrei comprate. Non c'erano, non c'erano molto, però c'erano le ultime che sì, perché le volevo prendere. Ho detto, vai, dai, fai vedere qualcosa. Io ho preso queste calze molto fantasiose, color champagnino con i brillantini. Anziché 2,95 euro le ho pagate 1,50 euro, la metà. Perché l'ho obbligata, perché gli ho detto tu non esci da questo negozio con una cosa in mano. Così ne ho prese due, no, tre, perché i calzini sono due. Veramente. Poi, io sono fortunata perché avendo una quarta B si trovano le taglie. Ho trovato questa qua, braiettina, color prugna, di cui avevo già le mutandine ma non avevo mai trovato il pezzo sopra. E questo non lo sapevo, che culo, no? Ho capito di avere le mutande. Sì. 7 euro l'ho pagato. Che tocca. Carino. Non è molto imbottito però per andare a lavoro. Ma sì, cioè va bene. Pesci. No, ma non penso di aver bisogno di... Di mettere i pesci lì. Ho bisogno dell'imbottitura, secondo te? Cioè, di là il suo coso. Coso. Poi, l'ultima cosa che ho preso sono questi pantaloncini. Tra l'altro... Ma sono giusti la taglia? Sì, taglia M. Li ho pagati 4 euro anziché 9,90. Sono i classici di Tezenis, quelli del completino del pigiama. Ma non c'era il completo. Ma non c'era la parte sopra. Però la parte sopra ce l'ho già bianca e nera, che ho preso l'anno scorso. Ma questo quindi, te li metti con un toppettino. Ma sì, questi nero. Li uso per allenarmi, perché non ho ancora comprato un paio di pantaloncini corti. Sappiamo cosa regalare a Carlotta per... Dei pantaloncini corti? Ci sì, regalo sportivi. Di merda. Vabbè, magari un po' con i brillantini. Con i brillantini. Poi, io sempre di Tezenis questo, ho preso
Questo body, non chiedetemi perché. Per San Valentino dell'anno prossimo. Per San Valentino dell'anno prossimo, non lo so, vabbè. Quando voglio essere romantica. E da 19,99 l'ho pagato 5. Però è stato un affare, dai. È stato un affare. Verità, carino. Non, ovviamente non abbiamo potuto provare niente perché i camerini erano chiusi. Che simpaticoni. Sì, ma per tutte così, eh. Anche a quello di Pico Lungo, chiusi. Sì. Sì. E poi, per finire, sempre in vena San Valentino, ho preso questo qui. Questo è un po' audace, eh. Però, carino. Questo a me non mi piace. Vabbè, non deve piacere a te. E... al posto di... al posto di 49,90€ ho pagato 9€. Cioè... a lei non piace perché dice che questo qua fa un po' cinesata. Ma anche guarda che cuoricini sulle spalle. Wow. Ma che... quando da piccola mi chiedevano che completino vorresti da grande, rispondevo questo. Comunque vabbè. Più io ho una sorpresa. Ma che è arrivata una settimana e passa fa. Lei lavora da Zara, quindi i pacchi li faccio arrivare da lei, me li faccio portare da lei. Dal corriere espresso che non gliel'ha portato. E me l'ha portato oggi, quindi andiamo ad aprire insieme. In realtà li avete già visti indossati perché li ho provati in uno shopping vlog, ma ero uscita senza portafoglio perché l'avevo dimenticato, quindi non li avevo. È una cosa che succede più di un sacco di volte. Ma mi è andato di culo perché non potendoli comprare quel giorno li ho cercati la settimana dopo online ed erano a 10€. Ma mi sa che sono come questi, eh? No, non credo, non lo so. Ma che luxury! Non avevo tutti uguali sui pacchi di Zara, cioè non ho mai ordinato da Zara online, credo. Un pacchetto quelli. Sì, sono come i miei! Scema! Wow! Anzi, ti fai vedere com'è. Ti faccio il try on. Trag! Questo taglia è il try on M, ah, sì. Esattamente gli stessi. Ok, non nero. Ci penso. E quanto costavano? Tu li hai pagati? 9,95 anch'io. Anche tu 9,95. Costavano? Non mi ricordo. 19. Perché il cartellino non c'è più. 19,95. Sono andati a 9 in promo. Top. Adoro. Bellissimi. Niente. Bene. Questa è la fine del video. Adesso andiamo a mangiare. Com'è la fine del video? È un vlog. Magari dobbiamo fare il video... un po' di skincare io. Vuoi dire scusate. Qualcosa ancora? Non so, che qualche... non porterò mai più la mia amica Carlotta a più di 5 km in macchina. Ma che antipatica. Niente. Ma non mi piaceva niente, non la c'era niente. Mi toccherà farmi un regalo. E ho deciso. Allora. Ti faccio anche da Corriere della Droga. Tu regalami le sette. E io? No, no, meno. Le devo, cioè, le dovrei spostare da qua a qua. Chiedi a Walter per il compleanno. Ma qua no. E ma non è che me le possono togliere da qua e mettere di qua. Vediamo un po' di me ne farebbero... Comunque avrei una C. C'ho le tette larghe. Che mi guardano a destra e a sinistra. Boh, vabbè. Niente, andiamo a mangiare una fantastica pasta al pomodoro e tonno. Senza cipolla perché si è dimenticata e quindi sarà un po' così. Buonasera, sono le 11 ormai, raga, una faccia veramente devastata dalla vita. Comunque non vi ho fatto vedere che ho comprato anche un nuovo portasapone, questo qui di casa, perché ho... sto scalzando senza fare danni. Questo porta profumi sempre di casa, fatto uguale in stile marmorizzato e amo. Io mi porto avanti, nella mia mente ci stiamo già trasferendo con calma, quindi compro già cosine più carine. E a questo punto concludiamo questo vlog come concludo ogni vlog, quindi skincare e in questo caso aggiungo anche un po' di hair care. Vado a tirare indietro la bene meglio i capelli, tanto domani mattina li laverò sicuramente. Vado ad utilizzare il mio olio struccante preferito che è questo qua di Kiehl's. Costicchia, perché costicchia, ma vi giuro che A vi dura, B, cioè io mi trovo veramente veramente da Dio. Poi il fatto anche che abbia il dosatore tipo sapone, dispenser del sapone, secondo me lo rende super 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 comodo rispetto a tanti altri oli struccanti. Ok, allora prima mi sciacquavo bene tutta la faccia e poi mettevo il detergente. Invece adesso do una sciacquata al volo e poi applico il detergente in modo tale che non ci metto 10 ore a togliere l'olio.
o l'acqua in questa casa ci mette un po' a riscaldarsi. Cioè, il mio detergente è comunque quello di Fresh, come nell'ultima skincare, che mi sta piacendo un sacco, peccato per il costo. A questo punto vado ad applicare questo tonico qua di Ren, che ho trovato all'interno del calendario dell'avvento di Sephora, e vi devo dire che mi sta piacendo davvero tanto. Tra l'altro oggi non so perché, ma mi sono usciti un po' di brufoletti. Credo che sia la mascherina, come sempre. Ah, tra l'altro avrei anche una maschera di Primark da provare, ma oggi non ho minimamente voglia. Non vedo l'ora di andare a sbattermi nel letto, vi dico la verità. Ok, mentre il tonico si asciuga vado a mettere il mio contorno occhi. Questo non è cambiato a differenza del tonico. Mi piace sempre un sacco questo qua di Kiehl's. Tra l'altro lo sto per finire e credo che andrò a ricomprare questo, perché è l'unico che, se usato con costanza, effettivamente mi riduce le occhiaie. Io sono un panda. So che stanno tornando di moda, da quello che ho sentito, grazie a TikTok, per il body positive, qualcosa del genere. Comunque, a me non piace le mie occhiaie lo stesso. Quindi se riesco ad attenuarle un pochino non mi dispiace. Io posso dormire anche per 7 giorni consecutivi, ma le mie occhiaie rimangono. Dopodiché vado ad applicare questo siero all'acido salicilico. Salicilico. Vabbè, ragazzi, tra la stanchezza, tra tutta la mia vita, comunque sì, è quello anti imperfezioni. Io lo uso a volte come primer, dato che sto finendo l'altro. E devo dire che Sephora mi ha stupito. Era un marchio, cioè la linea base, diciamo, di Sephora non mi ha mai fatto impazzire, mi ha sempre creato abbastanza problemi. E infatti io non la compravo veramente da anni, finché mi sono ritrovata appunto il... non ho più le parole. Il siero illuminante all'interno del calendario dell'avvento. Ovviamente l'ho provato, perché cioè, ci mancherebbe, e mi sono trovata da Dio. Quindi ho deciso di provare anche questo qua, che dovrebbe essere un po' più purificante. Magari l'altro lo ricompro da usare. Oh, mi si è incastrato un capello. Ok, un po' più da giorno, mentre questo per andare a dormire, anche se c'è scritto che va bene sia per il giorno che per la sera, non so se si vede, cioè sia il sole che la luna, quindi applicare mattina e sera, però magari in estate, così col caldo, preferisco applicare qualcosa di più idratante la mattina. E infine sopra vado ad applicare questa crema, che è sempre di Fresh. Raga, ma anche questa è quasi finita, mi viene da piangere, non credo che la ricomprerò. Non perché non mi piace, anzi la sto amando, ma costa davvero tanto, cioè un pochino too much secondo me, quindi credo che testerò altri prodotti e l'anno prossimo sotto Natale, quando spero rifaranno le confezioni di Fresh, me la ricompro. Anzi, l'anno prossimo spero di riuscire a prendere, che la situazione in Italia sia migliore, di riuscire a prendere il cofanetto, quello grande, di Fresh. Io sto già programmando Natale, cioè capite che sto già pensando com'è il calendario 20 di Sephora, per forza le cose in Fresh. Oh, comunque questa top, perché idrata senza ungere, non so, mi piace un sacco, ha un buon profumo, adoro. Poi vado ad applicare questo qui di Balea, che è uno scrubbino al cocco, buonissimo, che mi sta piacendo davvero tanto. Io utilizzavo questo qua di Lush, che tra l'altro sarà da buttare, i biscotti, buono, ma è uno sbattimento usarlo e quindi poi non lo uso mai, mentre questo, essendo così, cioè ci metti 0,2, idrata le labbra, fai lo scrub, tutto quanto insieme, mi piace un sacco.
Niente, questa era la mia skincare, adesso passiamo all'hair care routine. Solitamente la sera prima di andare a dormire applico questo qui di pomelo, che ho appena ordinato le cose di pomelo. Io, vabbè, l'accento è sulla E, quindi è pomelo. Credo si dica pomelo a questo punto. Comunque andavo ad applicare questo ogni sera, ma dato che domani mattina volevo lavarmi i capelli, stasera andiamo ad applicare la maschera che ho messo in freezer al volo prima di cominciare la skincare. Spero che si sia un po' indurita. Eccoci qua, sono andata a prenderla, l'ho messa in freezer, è diventata subito un po' più durina. Vado prima a pettinare i capelli. Tra l'altro, ho notato che pomelo, vabbè, tra le sue varie maschere, quella più famosa è la vanilla. E io non ho preso quella perché in realtà ho guardato tutta la lista degli ingredienti, sono praticamente tutte cose che ho a casa e potrei farmi tranquillamente con la maschera da sola. Se volete un video dove proviamo a, magari compro quella originale e la facciamo in casa, la provo su due lati della testa e vediamo com'è, fatemelo sapere. Secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Comunque, io sto usando quella, le bacche di Goji, che era in omaggio con un minimo di 5 euro di ordine, quindi cioè per forza ce l'avevate, non c'era niente, costava meno. Ecco, forse adesso si è ghiacciata un pochino troppo. Ok, se Dio vuole ce l'abbiamo fatta, questa era la parte congelata, il resto... Dovrei morire soffocata. È caduto un pezzo tra l'altro in qualcosa, boh. Comunque la vado a sciogliere ancora di più tra le mani, anche se è liquida. Aspettate, sto facendo i danni stasera. Ok, e la vado ad applicare tranquillamente sui capelli, sulle lunghezze. Io la terrò in posa tutta notte, laverò i capelli domani mattina. Loro consigliano, non mi ricordo se 10 minuti o mezz'ora prima, e, però in realtà più tenete queste cose sui capelli meglio è, quindi se avete la possibilità di lavarvi la mattina, mettetele la sera prima di andare a letto, magari legatele o legate i capelli, metteteci una pellicola trasparente se non volete sporcare i cuscini. Io in questo caso, dato che tanto devo anche cambiare il letto domani, me ne frego altamente e quindi dormirò con ungendo praticamente ovunque. L'odore è buonissimo. Io sto morendo soffocata, raga, vado a bere un bicchiere d'acqua. Eccomi qua, sono risorta. Comunque, cioè, loro consigliano di metterne poco. Io non so, ma devo abbondare, devo sentire proprio che i miei capelli... sono ben bagnati, se no non sono convinta che le cose possano funzionare al meglio. Tra l'altro, come dicevo stamattina, devo cambiare colore i capelli per forza. Il fatto è che tipo dove è andata la mia amica oggi costa sui 200 rotti euro. Io sinceramente in questo momento non ho voglia di spendere tutti quei soldi per andare a farmi i capelli, che tanto non li vedrà praticamente nessuno, non si può andare da nessuna parte. Rischiamo che ci richiudano. Cioè, non lo so, mi sa che verrete con me in un vlog e me li farò da sola. Tanto tagliarli, li ho già tagliati da sola un pezzettino perché erano troppo rovinati. Adesso, come ogni volta che taglio i capelli, dico li curerò al meglio. Ma in realtà per ora sto tirando avanti bene. E niente, questo era tutto, vi abbandono con i capelli unti, la faccia struccata, messa malissimo. Spero di avervi tenuto compagnia e se siete dalle mie parti andate a farvi un giro in quest'outlet. Secondo me, anche secondo Noemi, siamo in un periodo un po' brutto, nel senso che sono appena finiti i saldi, quindi le collezioni nuove non sono ancora arrivate, quindi avevano roba un po' scamurza, un pochino così. Secondo me più avanti invece bisogna tornarci per vedere se arriva qualcosina di nuovo. E sicuramente noi ci ritorneremo, quindi il problema non sussiste, vi farò vedere cosa troviamo nelle prossime volte. E noi ci vediamo mercoledì alle 14 con un nuovo video. Ciao!